A un soffio dal terzo titolo, il Montesilvano sciupa tutto in casa propria. Al termine di un match dalle tante occasioni barra emozioni, vinto da un Falconara più organizzato, più determinato, più travolgente nel ritmo, che alla fine ha meritato, spostando il tricolore a gara 3 domenica prossima in terra marchigiana. Senza dubbio il ripescaggio in extremis e la fuoriclasse Tati, che pure non era, non poteva esserlo, nella migliore condizione, ha gasato squadre e tifosi, spingendo le ospiti per l'intera gara che ha visto brillare la stella Dalmaz, autrice di una splendida tripletta che ha sancito il 3-1 conclusivo. A nulla è servito il momentaneo pari della Sciascio su una magistrale esecuzione da fermo. La partita vive di equilibrio iniziale, con un Montesilvano che sembra in giornata, trascinato da Amparo Show e protetto dalla solita sestari tra i pali. Un alternarsi di opportunità, che al sedicesimo trova l'1-0 della citata Raffaela, bomba imprendibile. Di Biase para tutto ed esalta un Falconara che potrebbe arrotondare in coda con un tiro libero della Pereira, ma Carolina dice di no. E in avvio di ripresa, appena 30 secondi, l'albanese Aida Sciascio realizza il mirabile pari. Non solo, le abruzzesi trovano il momento buono e non sono neppure fortunate. Palo pieno di Bruna, assedio reiterato che non dà frutti. Poi però sale in cattedra il quintetto di Neri, che al terzo va sul 2-1, sempre con Dalmaz, servita dalla Luciani. Poi all'11° ancora Dalmaz, che ringrazia il pasticcio difensivo delle locali. Generose fino alla fine, ma inutilmente. Ascoltiamo l'avvilito tecnico Gonzalo. Sì, diciamo che loro sono la squadra più forte, lo sappiamo. Abbiamo giocato bene lì, siamo riusciti a portare il risultato qui. Secondo me abbiamo giocato bene in una finale, loro sono fortissime, quindi ci sta. Abbiamo pagato qualche errore che abbiamo concesso, loro hanno segnato, loro ci hanno concesso qualche cosa, noi no. Quindi questi sono i dettagli che fanno la differenza, sono gli episodi che ti vanno a cambiare la partita. Quindi niente, andiamo a gara 3. Meglio il primo tempo rispetto alla difesa, alla ripresa, un primo tempo dove la squadra era comunque forse anche più concentrata, più determinata. È mancato il guizzo vincente, cosa che di solito le tue bocche da fuoco indovinano. Stasera Sì, molti no, palloni ripeto, sciupati. sì, abbiamo fatto molto bene, il portiere loro ha fatto Sì, Di Biase, sì. delle parate molto belle, quindi ci sta, una finale ci sta, purtroppo dobbiamo, come si dice, ricominciare, Rimboccarci le maniche. bravissimo, grazie, ricominciare per andare a gara 3 al meglio, insomma. Gonzalo, ultima battuta su gara 3 che si giocherà il 20 giugno prossimo, cioè domenica. La squadra comunque, se trova la giornata giusta, come era in gara 1, ce la può fare lo stesso perché siete una grande squadra anche voi. Sì, io ho fiducia nelle ragazze, quindi niente, andiamo a gara 3 a giocarcela.